L'agape, amore di Dio, è misericordia perfetta, piena, e Dio vuole che sia vissuto da parte nostra come atteggiamento concreto di misericordia e carità verso gli altri. Con queste parole Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, ha introdotto il tema di un incontro avvenuto recentemente a Roma presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, incentrato sui concetti di misericordia e carità e su come mettersi al servizio dei poveri. Un'occasione di riflessione promossa dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma in occasione del Giubileo della Misericordia. Gesù ha mostrato come la misericordia di Dio è innanzitutto un amore non meritato. Non è un amore che noi dobbiamo meritare, è un amore gratuito che Dio ha nei nostri confronti. Un amore che ci raggiunge anche quando siamo peccatori e in condizione di essere nemici di Dio. È un amore che ci precede in ogni nostra decisione di conversione. È un amore che non guarda mai alla giustizia retributiva né a quella meritocratica. È un amore che di per sé mostra che vuol raggiungere gli uomini, l'umanità, in qualunque condizione gli uomini, le donne si trovano. Eppure, ha insistito Enzo Bianchi, nella cultura di oggi, anche in materia di carità, tutto sembra essere demandato agli altri, quasi per paura di un impegno di prossimità effettiva, di un'azione di vicinanza che ci colleghi al povero, senza barriere. Tutto questo fa sì che dalla comunicazione alla carità tutto avvenga nella distanza. Io parlo sovente di carità presbite. Si fa del bene, ma chi è lontano, incapaci di farci vicino e di assumere eventualmente colui al quale dobbiamo fare del bene nella nostra intimità, nel nostro spazio di casa, di affetti, di vita quotidiana. In tale prospettiva, ha sottolineato ancora il priore della comunità di Bose, non bisogna dimenticare che Gesù non ha mai sacralizzato alcuna specifica condizione sociale, ma ha visto in chi è bisognoso una persona desiderosa del mutamento della propria situazione, pronto ad accogliere la salvezza che viene da Dio. Oserei dire che quando la carità di Dio si mette in movimento verso l'uomo nella sua condizione di bisogno, si mostra come misericordia. Dunque come un amore che tende verso la compassione, il soffrire insieme, il compatire, l'assumere il dolore dell'altro. Ecco, questa è la misericordia, che è un sentimento umano, lo proviamo tutti di fronte a certe situazioni, ma che secondo il Vangelo deve diventare a un certo punto un impegno, una scelta, una responsabilità verso tutti. Che lo conosciamo o non lo conosciamo, vicino o lontano, una responsabilità verso l'altro che è nella sofferenza. E questo dunque è un aspetto della carità, del Dio che è agape, che è carità. Non ci può essere carità senza misericordia.